Per la prima volta in questa 43esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo, terminata lo scorso 14 febbraio, anche il comune di Gibellina ha partecipato al progetto The Best of Western Sicily, realizzato dall'agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con Telesud e la partnership del Giornale di Sicilia. E lo ha fatto con la prestigiosa sinergia della Fondazione Orestiadi, la creatura fortemente voluta dall'indimenticato Ludovico Corrao, presente nello spirito tramite la figlia Antonella che ha partecipato al talk dell'amministrazione a Fiera Milano City e soprattutto con l'attore Alessandro Preziosi, sempre assai sensibile alle iniziative di quella parte di territorio bericino. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il primo cittadino di Gibellina, Salvatore Sutera. Gibellina, città dell'arte, città con una storia particolare del post-terremoto, una città che si è distinta nella modalità di ricostruzione grazie all'idea di Ludovico Corrao, che ancora oggi mantiene questa attività con la Fondazione Orestiade, con il teatro, con nuove proposte quale può essere Photoroad, che è un festival internazionale, e Gibellina chiaramente vuole offrire questa sua peculiarità al territorio della provincia e facendo sinergia con tutte le altre bellezze e caratteristiche, ecco, far sì che possiamo tutti quanti assieme migliorare chiaramente l'apporto turistico a tutto il territorio. L'attore invece si è soffermato sul Cretto di Burri e la sua essenza come luogo dell'anima. Chi ha deciso di spostarlo di 12 km dalla sua vecchia Gibellina, oggi ricoperta dal Cretto, ha cercato pionieristicamente, futuristicamente di dare un senso a tutte quelle persone che non c'erano più, anche snaturando completamente le abitudini di un borgo, ma facendole diventare forse la città più futurista che abbiamo in Italia, cioè grandi opere fatte per giganti, seminterrati giapponesi che la popolano, ma con una grande voglia di farla rivivere, ed è il motivo per cui io sono qua.